erano tempi duri. Mio cugino Alfred sparì improvvisamente. Ero rimasto solo. Per strada la gente era in preda al panico. C'era chi piangeva, qualcuno urlava, altri ridevano e ogni tanto vedevi un tizio lanciarsi da un grattacielo. L'unica cosa che mi rimase fu quella di poter racimolare qualche spicciolo per strada suonando la chitarra. Riuscii a sopravvivere per qualche giorno. Poi nessuno venne più ad ascoltarmi. Iniziai a pensare che la morte sarebbe stata l'ultima mia spettatrice. Quando un giorno arrivò lui. La gente per strada lo osservava con terrore. Una donna arrivò perfino a urlare. Stava di fronte a me, con quel cappello da cowboy, quei baffi folti, gli occhi di ghiaccio e l'alito che ti faceva pensare a quanto fossero terribili le fiamme dell'inferno. Mi sorrise, poi si mise alla mia sinistra, tirò fuori un'armonica, due mele e un coltellaccio. Mi disse: «Sei pronto? Inizia a suonare». Era straordinario il modo in cui mi accompagnava, facendo roteare le mele e il coltello suonando l'armonica. Un successo. Applausi, urla, fischi. Non avevo mai visto tutti quei soldi nel cappello. Finito lo spettacolo, il tizio enorme mi disse: «Bravo, come ti chiami?» «Harry», risposi. «Bene, Harry, io mi chiamo Phineas Taylor Barnum e da oggi ti unirai alla mia compagnia di spettacoli. Ti insegnerò molte cose». Accettai l'offerta con entusiasmo, anche perché sinceramente non avevo molta scelta. Arrivammo presso il porto. Era pieno di vecchie carovane, tutte dipinte in modo diverso. Feci da subito amicizia con tutti. C'era Joseph, l'uomo elefante. Aveva testa, braccia e gambe enormi, deformate. Si avvicinò e intonò con una bellissima voce degna di un tenore: «Nessun dorma». Ero sbalordito. Gli feci i complimenti stringendogli quell'enorme mano. Poi si presentò timidamente: «Io sono Joseph». Non era solo il buon Joseph. C'erano Josephine, che aveva quattro gambe e suonava il violino divinamente. Mademoiselle Gabrielle, invece, suonava l'arpa nonostante avesse mezzo corpo. Madame Clofuglia, che donna, capelli corvini, sguardo accattivante. E una bella barba folta e lucida, come quella di un vecchio marinaio. Donna gentile, scriveva poesie, recitava. Dipingeva assieme al signor Barnum. Aveva insegnato l'addizione e la recitazione a Lionel, l'uomo dalla faccia leonina, e a Joe, che di tanto in tanto si piantava chiodi dentro il naso. I gemelli Han, fantastici ballerini orientali, i quali condividevano lo stesso corpo, riuscivano a saltare sulle spalle di Nikolai, che dall'alto dei suoi 2,20 m per 200 kg sosteneva anche Susie, la donna con la pelle d'elefante, e George, il ragazzo granchio. Nikolai, assieme al signor Barnum e The Great Homie, l'uomo tatuaggio, erano degli abili falegnami, oltre a costruire tavoli e sedie. Scolpivano meravigliose sculture in legno. E poi c'era lei, Daisy. Suonava il flauto, confezionava abiti originali, raccattando stracci qua e là, e cucinava divinamente. Avevamo parecchie cose in comune, ad iniziare dall'altezza. Me ne innamorai subito. E come vedete, ora è mia moglie. Devo tutto al signor Barnum, il gigante texano, un uomo di 2,30 m, che oltre a saper tirare pugni, dipingere, suonare centinaia di strumenti e centrare quasi sempre il bersaglio con le sue pistole, è riuscito con pazienza ed umiltà a creare dal nulla qualcosa di veramente unico al mondo. Una famiglia. La nostra famiglia. Ah, io mi chiamo Harry. E come vedete sono alto 90 centimetri.
Noi siamo la compagnia spettacoli de Cirque Invisible. Grazie per la pazienza, signori e signori. Ora mettetevi comodi. Lo spettacolo sta per iniziare. When you laid your hands upon me, tell me who you are.